Salute a voi, bentornati nel vecchio mondo e soprattutto buon Orktoberfest a tutti voi, ragazzi, goblin, troll, squig, cavalca squig, regina Ragnarok, Nandi di Tilea. Questo mese è per voi, è il mese di Gork e Mork e siamo qua per celebrarlo nello spirito giusto. E parlando di spirito giusto, volevo iniziare il video con questa fichissima opera d'arte del nostro Yuri Gamberoni. Se volete cercare altri suoi bellissimi disegni, altre sue bellissime cose, vi lascio i link sotto la descrizione del video, quindi andate a dare un'occhiata. E non lo so, a me conforta sempre un po' il cuore vedere degli umili gobbi delle tenebre fare a pezzi degli arrogantissimi altielfi, però può essere anche che sono completamente così pervaso dallo spirito dell'Oktoberfest. Questo, diciamo, era un po' l'intro che volevo fare, pam pam pam, e lo so, non mi viene bene ancora questa cosa di mettere lo screen block come ai veri streamer professionisti, ma bando alle ciance, buttiamoci subito nella mischia più pura e vediamo cosa sta succedendo. Sono molto molto contento perché finalmente riesco a portarvi un paio di giocatori nuovi sul canale, dei ragazzacci che non avete mai ancora visto qua da me. E parlando appunto dei grandi assenti, un po' quelli che erano i grandi assenti del nostro canale Von Arcadius and Friends, abbiamo finalmente il buon Rotellele che sta portando la sua WAG. Qua Gringor avanza come quel vero cattivone che è, ma quando si parla di Rotellele, che è uno dei più affezionati giocatori di orchi che abbiamo qua in Tilea, non può mancare il nostro beniamino Nando. Forse. Purtroppo qua sta facendo un po' il timido, vedete si è nascosto qua dietro lo stendardo dei gobbi, ma lui è sicuramente il mostrone, il cattivone più sexy dell'intero mondo di Warhammer. Quindi vediamo un po' questa bellissima WAG, che se mi ricordo bene il titolo del video era la WAG delle ginocchia sbucciate. Non so se il doppio senso era inteso, ma è possibile, quando c'è Nando la cosa diventa sempre molto molto sexy. Allora, vediamo gli eserciti, intanto mettiamo la battaglia nel suo vivo. Abbiamo una frontline composta da orchi neri, abbiamo tre gruppi qua dietro, sta arrivando insieme a loro il buon Gringor. Qua ai lati abbiamo dei Night Goblin, quindi Goblin delle Tenebre, abbiamo un'unità di isolata di orchi grozzi per portare un po' di antilarge, scusate, e un'unità di zubdoli. Al centro, un po' incolonnati qua, c'è anche una bella mandria di troll che sta andando avanti con questo solo il loro cedere così armonioso e danzerino. E poi abbiamo uno simpatico sciamano goblin delle tenebre che porta prurito fastidioso e sneaky stabbing, quindi per diminuire un po' la forza dell'arma e l'attacco corpo a corpo del nemico e aumentare un po' quella invece degli orchi. Ha poi il funghetto per ricaricare le abilità un po' più velocemente e la bacchettina per avere un po' più di magia. Dall'altro lato invece abbiamo, sono andato troppo in avanti, scusate, abbiamo tre unità di carri dei goblin che sono qua a dare un po' di fastidio, a fare un po' di schermaglia. L'avversario invece che stava portando insomma la prima vittima di questo, speriamo che sia la prima vittima in realtà perché io ancora le battaglie non ho viste, quindi speriamo vada tutto bene, spero che ci siano tante belle vittime, insomma diciamo il primo malcapitato di turno ha portato gli uomini in lucertola. C'è una formazione decisamente difensiva, abbiamo due corti di scinchi con giavellotti, un fronte composto da scinchi con un bel po' di esperienza, che li rende un po' più disciplinati, un po' più capaci nel corpo a corpo, ma nulla di impressionante. Abbiamo poi dietro degli scinchi a cresta rossa, tra cui la corte di Sote, che è il reggimento della fama, un gruppo di Sauri guerrieri senza scudo, due unità di Sauri guerrieri con lance dietro, il potente Lork Rock e la sua Delivers of Pizza, qua, la consegna delle pizze, 1, 2, 3 e tutte le sue belle pizzone. In cielo c'è Tic-Tac-Toe. E poi a terra abbiamo ancora un po' di mostri, un'antica salamandra qua e un carnosauro feroce. Quindi la battaglia ormai sta già più o meno entrando nel suo vivo. C'è un po' di schermaglia con i carri che lanciano qualche freccetta. Qua partono dagli sciroccati di Ottopicchi, che è il reggimento della fama di Goblin delle Tenebre, irriducibili, immuni alla psicologia. Questi ragazzi qua moriranno, ma non se ne andranno mai dal campo. Hanno scagliato i fanatici, purtroppo, con un po' di anticipo, quindi.
I pazzi furiosi con le loro mazzone rotanti non sono riusciti a fare del contatto. Sì, lo so, volevo dire palle rotanti, ma sto già facendo fin troppi doppi sensi e sono neanche a 5 minuti dall'inizio. Comunque, il timido Nando qua sempre mi fa morire questa cosa. Sempre nascosto dallo stendardo dei suoi piccoli amici, sta finalmente avvicinandosi. Oh, adesso si vede in tutta la sua gloria e la sua bellezza. A questo punto, conoscendo Rotten Lele, si sarà già spazientito perché l'avversario praticamente non si sta muovendo. L'antico salamandro qua sta facendo a pezzi i poveri gobbi nelle tenebre. Però Grigor si è decisamente rotto le scatole, ha deciso di chiuderla questa partita e di andare a vedere chi è il più tosto qua in giro, menando delle gran mazzate. Quindi gli orchi caricano, qua è partito. Cos'è partito? Qua è partito il prurito fastidioso per aiutare il corpo a corpo. Vedete che i carri sono riusciti a spezzare velocemente una delle unità di Shinki, però parte il carnosauro feroce, parte la Wag per. Caso mai gli orchi neri non picchiassero abbastanza forte, c'è anche la Wag. Parte una pizza che danneggia qualche carro, ma soprattutto danneggia i fanatici, gli sciroccati di 8 picchi, ma per il resto non fa grandi danni. E qua, aspettate, 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 qua c'è questa bellissima, bellissima frattura nel, diciamo, questa faglia in uno schieramento difensivo delle lucertole. Speriamo che Gringor ne approfitti, però Tic-Tac-Toe si butta in un duello. Non so, ragazzo mio, ma io non andrei a fare il bullo qua da Gringor. C'è Gringor che mena delle mazzate, sembra il sottoscritto quando d'estate cerca di ammazzare una zanzara. Quest'ultima mazzata decisamente ha fatto male e Tic-Tac-Toe forse si sta un po' ricredendo dalla strategia. Infatti mi sembra che stia per volare via. A questo punto Gringor può sfruttare la faglia e andare a picchiare Croc. Adesso mi immagino che a questo punto si getti qua. È troppo ghiotta, c'è Lord Croc, c'è. Cosa fa? No, no, Gringor! Gringor! Mannaggia. Vabbè. Ma non cincischi, per l'amor di Dio, vada a prendere. Vabbè. Pazienza, comunque va bene lo stesso, la battaglia sta secondo me già abbastanza volgendo in favore degli orchi. Il Carnosauro feroce è in enrage completo qua, gli è partita la bussola. C'è un po' questo, diciamo, questa specie di Death Star, questo blob di fanteria che sta resistendo. Lord Croco, Tic-Tac-Toe, chi dei due ha inviato tutte le sue unità di lancieri sauri in rinforzo. Però questo blob è abbastanza vulnerabile alle magie dello sciamano orchesco, quindi insomma un prurito fastidioso ha decisamente diminuito le capacità combattive di questo gruppo. Dall'altra parte Nando sta spiaccicando allegramente, vediamolo qua in tutta la sua gloria. Ecco qua, guardate quanto è sexy qua, sta pure alitando in faccia ai poveri Shinki che sono stati anche raggiunti dai superstiti Goblin delle Tenebre. La corte di Sotek è irriducibile, ma diciamo, quel che non si piega si può spezzare. A questo punto, nonostante il bilanciamento sia ancora abbastanza, diciamo, insomma, non sia completamente la battaglia in favore degli orchi, direi che è davvero difficile per i Sauri riuscire a spuntarla. Un buon uso del Carnosauro, forse potrebbe il Carnosauro gettarsi addosso a Nando, sarebbe un combattimento quantomeno interessante, però anche il Carnosauro sta un po' cincischiando qua, si rigetta nella mischia. Qua ci sono gli ultimi due sciroccati di 8 picchi che combattono insieme a dei subdoli. I carri stanno forse pensando di tornare, no, sono un po' sparpagliati, distrutti. Ci sono ancora delle truppe in riserva, tra cui i troll, degli orchi. Cosa sono? Orchi grozzi, sì, dei lancieri, quindi insomma ci sono ancora diverse unità per gli orchi. Parte uno scudo degli antichi per aumenta la difesa fisica, la difesa dai danni, quindi rende tutto questo blocco molto più tankoso. Ma qua stiamo parlando della crema, dell'elite della razza orchesca. Non mi riferisco ovviamente agli orchi neri, ma mi riferisco a Nando, anche se non è pelle verde, diciamo, è stato più che adottato dagli orchi. C'è soprattutto il buon Gringor che non è sazio ancora di menare botte e sta facendo a pezzi un po' tutto quello che gli capita. E diciamo a questo punto la battaglia volge decisamente in favore degli orchi. Croc sta andando giù, c'è una serie di truppe qua
che l'uomo lucertola ha dimenticato, resiste solo questo bloccone di Sauri, ma alla fine credo che l'avversario del temibile Rottenlele abbia deciso di averne abbastanza per adesso, si sia ritirato e abbia lasciato il campo al più durissimo di tutti i capoguerra, che ovviamente è Gringor. Per quanto riguarda le armate, quella del nostro buon Rottenlele d'Attilea non era male. Interessante la scelta dei carri, perché effettivamente possono essere abbastanza utili per rompere le scatole a tutte quelle corti di scinchie che a volte gli lucertoloni portano. Nando è più una scelta di cuore che forse una scelta tattica, è un po' rischioso. Se riesce a mettere le mani su qualcosa di grosso, a volte si porta il doppio gigante proprio per gestire ad esempio insomma, i mostri più grossi che possono scatenare i lucertoloni. Ma per il resto una lista solida. Il gioco invece di Potato mi è piaciuto un po' meno, intanto perché non amo tantissimo le box difensive e poi perché questo esercito mancava insomma un po' di spinta, avrebbe dovuto usare molto più frequentemente in maniera molto più aggressiva Lord Croak, che comunque ha fatto 86 kill, quindi non malissimo, però vedete le corti di Shinki non sono riuscite a fare quasi niente, i Sauri normali, i guerrieri non hanno fatto quasi nulla, diciamo che non aveva moltissimo per opporsi né allo spam di orchi neri e probabilmente neanche a una bella wag di orchi selvaggi, quindi insomma forse non l'esercito più performante che si poteva portare. Ma parlando di ragazzacci che non sono ancora apparsi sul canale, qua abbiamo un gustoso replay che già mi sembra che stia andando sul folle puro del nostro buon Luke. Per chi non lo conoscesse, è un po' il fondatore, il leader massimo, il temibile capoguerra, il tiranno, insomma, dateli tutti i termini, il re stregone della comunità tiliana di Warhammer. Ci ha portato questo succoso, ci ha dato questo succoso replay tra una wag guidata da un generico orco capoguerra e un esercito imperiale con un po' tutti gli eroi possibili e immaginabili, tutti dentro una specie di ma che cos'è? Una confraternita di eroi imperiali. Però diciamo che insomma è abbastanza tematico, no? C'è questa piccola cittadina imperiale, Bekafen, difesa da una guarnigione. La composizione riflette un po' quella che può essere la guarnigione di una città imperiale, c'è qualche truppa provinciale, ci sono i miei amati alabardieri della Mutua, c'è un po' di elite, probabilmente non so, il borgomastro, insomma il capo, il sindaco della città che ha la sua guardia del corpo, ci sono ovviamente i nobili locali che si sono radunati in unità di cavalleria e poi ci sono tutte le truppe della milizia, quindi abbiamo qua i cacciatori, abbiamo un po' di archibugieri sempre tra le truppe provinciali, balestrieri, abbiamo dei cacciatori, abbiamo degli arcieri normali, abbiamo poi, mi sembra di aver visto, eccoli qua, una compagnia della libera milizia e ovviamente il generale, diciamo, la difesa della città è affidata a questo nobiluomo qua, perché dovrebbe essere un generale di cacciatori, però sembra Gaston della Bella e la Bestia. È un po' raffinato per essere insomma, un po'. Vabbè, mi immagino questo nobiluomo un po' eccentrico. E il problema qual è? Che Bekafen può contare sull'aiuto di praticamente ogni singolo eroe che il mondo degli uomini abbia mai avuto, cioè praticamente chiunque. Abbiamo qua i 5 dell'Ubersrai, che io conosco un po' Luke, so che sta portando questa cosa sul suo canale Twitch da un po'. Se non l'avete visto, andate a dare un'occhiata al canale Twitch della comunità di Total War Italia. So che è un po' che si diverte a giocare con i vari eroi, con Gotrix e Felix. Quindi abbiamo un po' un mashup tra i 5 dell'Ubersrai, che sarebbero gli eroi di Vermintide, un gioco di nuovo ambientato nel mondo di Warhammer e che è super divertente. E quindi abbiamo un prete guerriero, poi abbiamo il mago del fuoco, che in Vermintide dovrebbe essere una maga del fuoco, si chiama Sienna. Abbiamo Yorick Grimm, abbiamo Kalara, che sono invece gli eroi nuovi della campagna di Marcus Wolfheart. Abbiamo un capitano imperiale qua, bonus, poi abbiamo Gotrek e Felix che stanno per affrontare gli orchi grozzi. E ci abbiamo anche Rodrik Langille e Ertwig Fanal, che sarebbero rispettivamente, diciamo, Salzpire e un po' Kruber, e sono di nuovo gli eroi della nuova campagna di Marcus Wolfheart. Per quanto riguarda l'esercito di Luke, qua mi sembra che ci sia un sacco di roba, mi prenderà un sacco di tempo. Mannaggia a te, Luke, potevi fare una cosa un po' più semplice. Allora, abbiamo degli orchi selvaggi grozzi, che
che stanno vicino a un sciamano goblin delle tenebre. Qua abbiamo un capo goblin, tutti direi a piedi, sì, uno a piedi, l'altro a piedi. Qua la regina Ragnarok e Nando con pure dei troll hanno già spatacchiato qua il portone della città e stanno andando a fare casino. Abbiamo degli orchi selvaggi normali dall'altra parte, dei goblin delle tenebre con fanatici che stanno andando a litigare con le grandi spade, non la vedo benissimo. Poi qua cosa abbiamo? Questa ovviamente è la torre d'assedio degli orchi, un po' raffazzonata nel loro stile. Ci abbiamo degli orchi grozzi, giusto, che stanno andando a menare le mani con Gotrek, Felix e tutta questo bloccone di fanteria. Qua un po' di orchi neri che male non fanno. Abbiamo poi un orco capoguerra e qua indietro, già in fuga, degli arcieri, goblin delle tenebre, una catapulta dei folli fiondati, i goblin normali che stanno spingendo questo, mi veniva da dire aratro, questo ariete contro il portone della città, degli altri goblin arcieri qua e dei ragazzi orchi. Insomma, Luke ha deciso di farmi sgolare, ci abbiamo pure i Zubdoli, non si è perso praticamente nessuna unità del roster. Ci abbiamo anche degli orchi selvaggi cavalca cinghiali, dei goblin cavalca ragni della foresta, quindi c'è proprio tutto. Qua è partita un'abilità che in realtà non so cosa sia, perché il prete è qua giù, quindi forse è una delle abilità dei compagnetti di Marcus oppure Gotrek e Felix, che dobbiamo ancora provare perché usciranno, per chi se lo stesse chiedendo, il 17. Si potevano comprare prima con la versione cartacea di White Dwarf, che è la rivista della Games Workshop, per averli qualche giorno prima. Io purtroppo non sono riuscito a trovarla, quindi mi tocca aspettare il 17. Qua l'orco capoguerra è subito andato a menare le mani col prete. Abbiamo Yorick Grimm e sta pure arrivando un capitano imperiale. Non lo vedo benissimo, poverino, non è riuscito a fare neanche una uccisione. E mi sembra che Calara qua sta vomitando addosso al povero orco capoguerra praticamente qualsiasi cosa. Quindi, dopo aver ucciso solo un uomo, il povero capoguerra è non solo è in fuga, ma è stato pure spacciato velocemente. Questo priva la leadership, priva un po' di morale, toglie un po' di coraggio alla WAG degli orchi. Vediamo se il numero e la forza bruta di questa orda riuscirà ad avere la meglio contro gli eroi imperiali. La battaglia, ad essere sinceri, volge piuttosto decisamente in favore degli imperiali. Qua il gigante e la regina Ragnarok stanno spiaccicando i cavalieri imperiali, quindi la nobiltà di Bechafen, insomma, deve abbassare un po' la cresta. Con neanche un'uccisione sono stati un po' inutili. Però diciamo che la WAG qua si sta riversando nella città, sì, ma la maggior parte sono più che altro in fuga. Luke, mi stai un po', come dire, io pensavo di portare solo gloriose vittorie degli orchi. Qua ce la farai tu a spuntarla. Qua ci sono un sacco di eroi, ti sei scelto proprio una battaglia impossibile. Vabbè, speriamo, facciamo il tifo per te. La regina Ragnarok si sta picchiando con il cacciatore di streghe, che è la versione total warristica di Saltspire, se vogliamo. C'è pure Gotrek, che giustamente è andato dove c'erano più mostri da ammazzare. I cavalieri nel frattempo hanno finito di pigliare botte, però qua le truppe provinciali si stanno un po' riorganizzando. Nando in realtà se la sta cavando abbastanza bene contro Gotrek, che qua gli sta sparlando i suoi problemi di alitosi, soltanto che il combattimento sulle mura non è andato proprio in favore degli orchi. Sono arrivati finalmente anche gli orchi selvaggi grozzi, cavalcacinghiali, ma si stanno combattendo con il capitano dell'impero. Il prete effettivamente ha fatto il suo. Quanti morti ha fatto? Neanche l'uno. No, pensavo che se la fosse cavata un po' meglio. Calara ha fatto macelli, ha ucciso ben 123 nemici. Quindi la classica sfida tra... Vediamo chi ha vinto. La più classica delle sfide in modello Signori degli Anelli. Abbiamo Calara con 123 uccisioni e il povero Yorick Grimm 35. Quindi, diciamo, nessuna soddisfazione per il nano questa volta. La battaglia a questo punto non so come potrà fare, se riuscirà Luke a ribaltare questa terribile rotta. La regina Ragnarok si è appena riportata in combattimento, però il gigante Nando è stato infine sconfitto da truppe provinciali, cavalieri, c'era un po' di tutto. Era entrato in mischia persino lo sciamano Goblin delle Tenebre. Ma
tanto precipitosamente si è gettato nella breccia quanto più o meno precipitosamente sta tornando indietro. Continua il fuoco della batteria di artiglieria degli orchi, che con 47 uccisioni più o meno ha fatto il suo, però diciamo qua e là ci sono più che altro truppe di pelle verde in fuga, quindi insomma Gork e Mork non sono decisamente soddisfatti di questo, di questa di questa vaga, ci sono un po' rimasti male. No, scherzi a parte, la battaglia è stata comunque molto carina, quello che ho già detto, per chi non lo sapesse, lo ripeto, lo scopo dell'Oktoberfest non è portare le liste più competitive, non è portare le battaglie più da pro, ma è quello di portare delle battaglie divertenti. E una città imperiale difesa da tutti gli eroi, del mondo, dell'impero, insomma, di tutti gli eroi della terra di Karl Franz, è decisamente una figata, anche se direi che possiamo concludere con buona pace dei nostri dubbi che la battaglia ormai è andata decisamente in favore dell'impero. Qua altre frecce di Calara, lo sciamano non si capisce se sia morto o sia in fuga, no, direi che è in fuga. La battaglia purtroppo si conclude con la vittoria dell'impero. Quindi era uno scontro, vedete, valgono sia gli scontri PvP che quelli in single player. Se avete dei replay bellissimi che vi piacciono, vi siete divertiti a giocarli, pensate che siano divertenti da vedere, inviateceli. Sia su Discord, in privato, caricateli sul gruppo Discord, scrivetemi su Facebook se mi conoscete dal gruppo di Tilea, insomma, scrivetemi, passatemi questi replay e io cercherò di metterli sul mio canale quanto più velocemente possibile. Vi ricordo più o meno quali sono le regole, proprio una cosa semplicissima, molto orchesca, perché gli orchi sono gente diretta che va subito al sodo. Cercherò di caricare tutti i replay che posso, tutti quelli che mi inviate. I quattro più belli verranno votati dalla community italiana su Facebook, quindi se non ci avete ancora trovato su Facebook, fatelo. E una volta che avremo i nostri quattro grandi capi, ci scontreremo. Li faremo scontrare in un'arena, in un tutti contro tutti. Ogni capoguerra, ogni giocatore incarnerà uno dei capoguerra famosi del gioco. Quindi avremo Gringor contro Skarsnik, contro Vurzag, contro Azak. E cercheremo di capire chi è il più meglio capoguerra di Tilea. Quindi per adesso è tutto. Questa era la prima infornata dell'Oktoberfest. Spero che come me vi siate divertiti. Tenetevi collegati perché sta arrivando di più.